Elisabetta capitolo 31. L'incontro col bandito Rocco Guinard e le accoglienze che Costui fece fare in Barcellona a Don Chisciotte. Dolce fu l'addormentamento, ma amaro il risveglio. Don Chisciotte e Sancho russavano ancora beatamente e la luce del nuovo giorno non aveva ancora fatto loro riaprire gli occhi quando una dozzina di uomini armati li circondarono e li svegliarono pungendoli con le spade. Don Chisciotte, che non aveva indosso la corazza e che non poté allungare il braccio a prendere la lancia né la spada, capì che ogni resistenza sarebbe stata follia e alzatosi in piedi, d'inoccolato e scuro in volto, senza dire una parola, stette ad aspettare che cosa quei banditi, perché di banditi appunto si trattava, Avessero intenzione di fare. Alcuni di essi s'erano già impossessati delle bisacce di Sancio, in cui c'erano tutti gli averi, cibarie, vestiti, biancheria, del padrone e dello scudiero. E stavano per mettere le mani addosso a Sancio stesso, che tremava, pensando a tutti gli scudi che teneva avvolti in una pancera, quando si udì il galoppo di un cavallo e comparve tra gli alberi il capo dei banditi. Era costui un giovane dall'apparente età di trentacinque anni, robusto di corporatura e con una faccia ardita e gioviale. Non siate così triste, brav'uomo», si rivolse scherzando a Don Chisciotte, perché non siete caduto nelle mani di volgari assassini. Sappiate che io sono il famoso Rocco Guinard. Conoscerete il mio nome, immagino. Oh valoroso Rocco, gli rispose Don Chisciotte. Ho sentito molte volte parlare di te e non sono triste per essere stato catturato dai tuoi uomini, ma per essermi fatto sorprendere disarmato, cosa che non dovrebbe mai accadere a un cavaliere errante. Che se io non mi fossi spogliato delle mie armi prima d'addormentarmi, ad nessuno avrebbe avuto ragione di me. E sappi, audace Rocco, che chi ti parla è Don Chisciotte della Mancia, che ha riempito la terra con la fama delle sue imprese. Rocco, che aveva sentito raccontare delle stramberie di Don Chisciotte, fu arcicontento di trovarselo davanti in carne ed ossa, e mostrando gran rispetto. O oh, prode cavaliere, disse, non vi lamentate della vostra sorte, che a volte le cose che cominciano male finiscono bene, e non avrete a dolervi d'avermi incontrato ordinò subito ai suoi uomini, infatti, di restituire a Sancio le sue bisacce e tornò a discorrere con Don Chisciotte, il quale, ammirando da un lato il coraggio e la gentilezza di Rocco e non potendo dall'altro accettarne tranquillamente la professione di bandito, gli propose di farsi anche lui cavaliere errante. In verità, o oh prode Rocco, se vuoi metterti sulla via della salvezza e non aver più nemici, Dio e il re, seguimi. Ti insegnerò io a diventare cavaliere errante e incontrerai tante avventure che la tua fama arriverà al cielo. Al che Rocco rise e disse che ci avrebbe pensato. Domandato poi a Don Chisciotte dove fosse diretto e saputo che voleva andare a Barcellona, Vuol dire che faremo un pezzo di strada insieme, disse, perché anch'io devo andarci e sarà per me un grande onore godere della vostra compagnia. Così per tre giorni marciarono attraverso i boschi, scansando attentamente le strade e finalmente Don Chisciotte e Sancio, insieme con Rocco Guinarte e coi suoi banditi, arrivarono in vista di Barcellona. Qui è opportuno che ci salutiamo, disse Rocco. Ma la signoria vostra non entri in città da solo e aspetti un poco che dei miei amici le verranno incontro per riceverla degnamente. Egli infatti aveva spedito un messo a un suo compagno d'armi in Barcellona raccontandogli di Don Chisciotte e istruendolo su come comportarsi con lui. «Ciao, sono Livio. Leggo la seconda parte del capitolo trentunesimo. Rocco Guinard e con i suoi banditi arrivarono in vista di Barcellona. «Qui è opportuno che ci salutiamo», disse Rocco, «ma la signoria vostra non entri in città da solo e aspetti un poco che dei miei amici la verranno incontro per riceverla degnamente». Egli, infatti, aveva spedito un messo a un suo compagno d'armi di Barcellona, raccontandogli di Don Chisciotte e istruendolo su come comportarsi con lui. Scomparso dunque Rocco, nel profondo del bosco, il nostro cavaliere e il suo scudiero, tutto contento per aver ricevuto dieci scudi dal generoso bandito, stettero ad aspettare. Mancava poco all'alba. Il cielo si andava rischiarando di minuto in minuto. E ad un tratto Don Chisciotte e Sancho rimasero estatici contemplando la distesa azzurra del mare che non avevano mai visto. Pensa, Sancho, disse Don Chisciotte, che questa immensa quantità d'acqua, che par che finisca laggiù all'orizzonte, avvolge tutta la terra e Cristoforo Colombo, o Cristobal Colón, come diciamo noi spagnoli, navigò due mesi prima di trovare l'America. Tutti e due rimanevano estatici di fronte alla infinita distesa del mare, ma Sancho fu attratto ad un certo punto da una galea che scivolava leggera e rapida sull'acqua. Guardate, Signore, quella barca che cammina con centinaia di piedi da ogni lato! esclamò. Di che piedi vai dicendo? gli rispose scuotendo la testa Don Chisciotte. Oh Sancho, io credo veramente che non esista al mondo un uomo più stupido e esotico di te. Che credi che i remi siano i piedi delle navi? In quel mentre arrivarono di corsa alcuni uomini con grida di saluto, e quello che pareva il capo si inchinò a Don Chisciotte. Benvenuta nella nobile città di Barcellona la stella della Cavalleria Errante. Benvenuto il valoroso e famoso Don Chisciotte della Mancia, il Cavaliere dei Leoni. Don Chisciotte ringraziava con gravi cenni del capo lo sconosciuto che si presentò quindi come un amico di Rocco. Voglia seguirci la Signoria Vostra, insieme col suo scudiero, e si degni d'essere nostro ospite. Quindi, finito il pranzo, Antonio Moreno invitò Don Chisciotte a voler fare un giro per Barcellona a cavallo, ma senza armatura. Sebbene facesse un gran caldo, gli misero sulle spalle una pesante cappa color amaranto, sulla quale, con degli spilli era attaccato un cartello. Questo è il famoso Don Chisciotte della Mancia. E uscirono. Con gran sussiego, Don Chisciotte stava impettito in sella ronzinante, volgendo intorno lo sguardo sui monumenti, sui bei palazzi di Barcellona, meravigliandosi e inorgogliendosi di essere riconosciuto da tutti. La gente, infatti, che vedeva il cartello attaccato sulle spalle, leggeva ad alta voce: Questo è il famoso Don Chisciotte della Mancia. E il nostro eroe diceva fra sé. Mi hanno reso ben famoso le mie imprese, se tutti mi riconoscono al solo guardarmi. E si impettiva ancor più sulla sella. Ma a un certo punto si formò un codazzo di persone che gli andavano dietro ridendo e Antonio Moreno ritenne opportuno di por fine alla burla e con la scusa di togliergli una pagliuzza dalla spalla gli staccò il cartello. Dopodiché tutti seguitarono, sì, a guardare Don Chisciotte per la sua buffa figura, ma nessuno più lo riconobbe.